Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Tre tipi di comunicazione in coppia. Quante volte ci siamo sentiti avvolti teneramente dalla parola giusta al momento giusto? Quante volte abbiamo sentito una parola buona così azzeccata e incarnata da sembrare un bacio? È bellissimo quello che dice il libro dei Proverbi. Dà un bacio sulle labbra chi risponde con parole giuste. Dicono che gli uomini si eccitano con gli occhi, mentre le donne con le orecchie. Sono convinto, però, che anche l'uomo sano e non indottrinato dal grande fratello del porno si accende con le parole. Tante coppie faticano a giungere a un dialogo dei corpi perché non sanno dialogare con la parola. Questa puntata vorrebbe essere una riflessione sulla parola e sul dialogo in coppia. Abbiamo parlato della gentilezza e della tenerezza nella comunicazione di coppia. Chi vi parla, essendo sposato, sa che non tutto è così idilliaco e facile. La difficoltà del dialogo, però, non è sinonimo della sua impossibilità. Il dialogo è decisamente difficile, ma assolutamente necessario. Non ogni blaterare rivolto verso un altro è dialogo. Personalmente distinguo tre tipi di dialogo: la scomunicazione, le comunicazioni di servizio, la comunicazione di comunione. La scomunicazione è una finta comunicazione. In realtà parte con il denigrare l'altro, portandolo istintivamente sulla difensiva. Si instaura così una specie di dialogo tra sordi. Ognuno si arrocca nella sua posizione, anche se non è convinto di aver ragione. Fa questo per proteggersi. Dare ragione all'altro in questi casi, infatti, equivale a darsi per vinti. La dinamica interna di questa situazione è probabilmente la seguente: se ho torto, sono cattivo, non merito più l'amore. Quando la comunicazione parte col piede sbagliato, quando si è sul piede di guerra, è meglio fare tregua, meglio prendere un time out. Il secondo tipo di comunicazione è le comunicazioni di servizio. In coppia, e soprattutto in famiglia, le comunicazioni di servizio sono importanti, essenziali. Un ménage familiare e relazionale ha bisogno di gestione concreta. In fin dei conti, la famiglia non è un concorso di poesia. Quello che accade però è che questo tipo di dialogo inizia ad essere l'unico. Quando non ci sono comunicazioni di servizio, i due non sanno più che dirsi. Qui è necessario ritornare al primo amore, a quei tempi in cui il tempo sembrava ladro perché sciupava le ore come secondi. Il terzo tipo di comunicazione è la comunicazione di comunione. Essa consiste nel mettersi nelle proprie parole. Per instaurare questo dialogo non è necessario fare corsi di filosofia. Si può anche parlare delle cose di ogni giorno. L'importante è narrare come io vivo queste cose. Non è un telegiornale, è permettere all'altro un viaggio nella mia anima. Do un esempio per rendere l'idea. Avere un lavoro stancante è un fatto. Posso dire all'altro questa cosa, ma rimane un fatto impersonale. La comunicazione di comunione è quando racconto all'altro come io, personalmente, vivo la situazione del lavoro. Questo tipo di dialogo è possibile solo in un'atmosfera di accettazione reciproca. Solo l'amore di tenerezza crea le condizioni per un rivelarsi reciproco.